Troppi 160 progetti presentati dai comuni di Irpinia per inserirli nel recovery e cercare di ottenere i finanziamenti. La provincia, con un consiglio comunale allargato alla partecipazione dei parlamentari, dei consiglieri regionali e dei sindaci, prova a fare sintesi. Nel giro di un mese i progetti saranno semplificati e verranno fuori le 2-3 linee guida da portare all'attenzione del governo. Si parla di digitalizzazione, la priorità che emerge dal sistema Irpinia, quindi infrastrutture digitali, pubblica amministrazione digitale per riuscire a cogliere la sfida del recovery. Si parla naturalmente anche di infrastrutture e una richiesta arrivata con forza dai sindaci è il collegamento dell'alta capacità velocità con la stazione Irpinia di Grotta Minarda con il capoluogo attraverso un collegamento viario o ferroviario che arrivi poi fino al mare, quindi collegare l'alta velocità con la costa. Come farlo? Il recovery dà tempi precisi, le opere devono essere ultimate entro il 2026, siamo soltanto agli inizi, bisognerà coinvolgere l'opinione pubblica, si vedrà la classe dirigente, lo spessore della classe dirigente. Ascoltiamo le dichiarazioni nel corso del Consiglio del Sindaco del Capoluogo e del Presidente della Provincia Domenico Biancardi. Ogni paese ha una sua priorità, ha un suo immobile e una storia da recuperare. Noi dobbiamo essere capaci e bravi di metterli insieme. Molto semplice. Non è possibile che un paese mi venga a chiedere di recuperare uno stabile storico del paese e come lo vado a dimostrare che io devo recuperare quello stabile storico di quel paese? Ma se noi andiamo a recuperare i borghi e andiamo a dire in un progetto da condividere insieme che tutti i borghi della provincia di Avellino, di molti paesi della provincia di Avellino, devono essere messi insieme perché dobbiamo recuperare una rete provinciale dove dobbiamo mettere al centro la promozione del nostro paese, del nostro territorio, dell'Irpinia, è chiaro che il progetto va. Finalmente avere una unica idea di Irpinia, Irpinia. Lo ha detto bene. Noi spesso, e vi parla lì in qualche modo è anche noto per questi motivi, spesso tendiamo ad esprimere uno smisurato campanilismo legittimo. Noi però dobbiamo sfatare anche questo secondo tema. Il primo è quello della visione globale di Irpinia. Il secondo è quello di una visione troppo localistica, municipalizzata e che a volte sconfina anche nell'appartenenza partitica. Ha detto bene, mi vuoi biancare. Noi dobbiamo evitare di commettere l'errore di vestire una maglietta specifica, qui non ci sono corri che tengono.